È appena cominciata Svezia-Lussemburgo, primi passi sui Kennedy anche per queste due formazioni. La Svezia porta Fab Scala tra i pali, Esposito, difensore centrale, a destra gioca De Simone, a sinistra gioca Sannino che ora porta la palla cercando di servire il terminale offensivo Uccello. A centrocampo giocano Lanza e Gallo. In attacco a supporto del bomber Uccello c'è Capitan Coppola, a disposizione Savinovic e Ciccio Como. Qui a Cocchi Lanza che prova a illuminare. Palla sul fondo per il Lussemburgo, c'è Scalante tra i pali. A destra gioca Alvarado, Gomez centrale difensivo. A sinistra gioca Adonai Garcia, centrocampo opposto da Madrid e Gomez. In avanti Rivera ed El Chino Ramirez. Completare appunto la coppia d'attacco. Quindi ora Alvarado senza frusi in avanti. Parta palla che arriva dalle parti del Cino, ma c'è De Simone. Quindi ora Gallo. Gomez. Palla Madrid. Dentro ancora per Gomez, 1-2. Prova! Segnato El Chino sull'imbeccata di Madrid. 1-0. A sorpresa il Chino Rodriguez, prima marcatura questa stagione, prima marcatura per il Lussemburgo e 1-0. Occhio ai colpi di scena, El Chino 1-0. Quindi riprende ora la Svezia, quindi il primo scossone l'ha ricevuto appunto dal Lussemburgo. Cocchi Lanza, il tocco è per Sannino, dentro per Coppola, stop di destro, tiro di sinistro, combinazione non male. Palla sul fondo, Adonai, Rivera, Cocchi prova ad allungare, ma c'è Madrid Ruano, occhio all'airone, Gomez qui non bene, ancora Uccello, Uccello dentro, molto bene Alvarado, poi Coppola, contrastato ancora da Alvarado, è tornato Madrid che subisce un pestone, fallo, Alvarado. Gioca dall'altra parte per Adonai Garcia che aveva guadagnato qualche metro, quindi palla regalata alla Svezia con Gallo che cerca Coppola. Non c'è nulla per l'arbitro. Coppola forse scivola. Fallo laterale. Gallo ancora con le mani. Sponda di Uccello. Poi Coppola prova a girarsi. Sannino! Lollo Sannino! Fa 1-1. Gran lavoro di Capitan Coppola. Chiude Sannino. 1-1. Parità ristabilita sin da subito. Gomez, palla a Madrid, molto bene Sannino, poi Coppola, Alvarado non bene qui, Gomez recupera, quindi Ruano, palla sulla corsa di Gomez che tocca male, De Simone, fallo laterale. Ruano, palla per El Chino, Sannino qui forse con tocco di mano, ma c'era fallo del Chino, quindi punizione per la Svezia. Esposito. Cambio di gioco, il tocco è del Cino, ma con le mani, punizione nell'area di rigore, comandata da Fab Scala. Adonai, ottima diagonale, tutto il campo praticamente. Quindi ora Sannino vince un paio di contrasti, Capitan Coppola, Gomez. Ora Ramirez, il tocco è per Ruano, ancora Ramirez, Alvarado non bene, Cocchi Lanza appoggia per Uccello. Aggancio dell'airone, gran palla dentro per Coppola e poi Scalante col volto. Qui palla in fallo laterale. Abbiamo un problema con il sole che è altissimo e fortissimo quest'oggi. Quindi le prese contro luce non vengono bene. Occhio qui ai pasticci difensivi. Fab Scala molto sicuro. De Simone, palla a Gallo. Adonai qui difende palla, possesso per il Lussemburgo. Quindi ora Luis per Gomez, esterno destro. Ci vuole ben altro per impensierire Fab Scala. Palla sul fondo. Qui palla letta dalla mediana del Lussemburgo. Poi De Simone qui evita il corner, evita il fallo laterale Gallo. Quindi ora Lanza sventagliata a cercare Capitan Coppola. Ma c'è fondo. Escalante morbido. Coppola
Cocchi Lanza, un controllo un po' così e così, ma efficace. Quindi Gallo, molto bene Adonai. Forse solo palla, no. Chiede subito scusa, quindi tocco Galeotto. C'è stato proprio su Gallo. Cocchi Lanza sul pallone. Parte lui col sinistro a Gino! Cocchi Lanza! Alle spalle di Escalante toglie le ragnatele il numero 8, Cocchi Lanza, che magia! 2-1. Alvarado, palla per Riviera. Ora qui Sannino non bene, quindi Madrid recupera palla. Prova ad accelerare un po', palla per Adonai, legge bene De Simone, quindi Alvarado mette giù il pallone, vince il contrasto su Lanza, poi qui non c'è nulla ancora, Madrid, molto bene De Simone. Qui Madrid, tocca male, fallo laterale, c'è cambio, entra Savinovic, entra anche Ciccio Como per Lanza e De Simone. Qui Ponte di Coppola, sale in cielo Gomez, quindi Adonai in mezzo a due, ha battuto, c'è fallo. Adonai sul pallone, andrà a lungo, morbido, verso Scala che esce con i pugni, non sicurissimo questa volta Fab Scala, appoggia di testa Capitan Coppola, quindi Gallo tiene botta, molto bene, quindi ora Sannino, legge bene Adonai, ancora Adonai Garcia che questa volta si è venuto a prendere la parte destra del campo. Palla e fallo laterale. Palla lunga di Scala. Quindi Ramirez alza un campanile, Esposito. Savino controlla e poi scarica dalle parti di Como. Quindi ora Uccello di prima, molto bene qui Alvarado. Che chiude in extremis. Palla e fallo laterale. Col tacco qui Uccello, l'ultimo a toccare. Laterale Lussemburgo. Luis qui prova di testa, non controlla il pallone, solo Scala che va con le mani a cercare Coppola. Palla alta, qui Sannino di testa, Esposito ancora più alto. Fallo di Alvarado che usa un po' troppo le mani. Uno in barriera per Escalante, si assume le responsabilità. C'è il destro di Como in porta, con Adonai che si frappone tra appunto la traiettoria del pallone, il suo portiere, quindi ora Walter Gallo, dribbling secco su due avversari, quindi Uccello, palla dentro, Escalante tiene il pallone dentro, forse qualche dubbio, quindi ora Luis chiude Como, occhio alla bomba che arriva ora, palla sul fondo di nulla. Gallo, quindi ora Como, chiuso bene da Adonai. Qui Uccello commette fallo toccando il portiere in uscita, quindi punizione per carica al portiere. Va lungo Escalante, il tocco di Elcino non è quello che serve per portare pallone pericolosamente verso la porta di Scala. Qui pallaccia di Como, poi getta alle ortiche Madrid questo regalo di Ciccio Como, pensando ci fosse suo compagno, in realtà era solo Savinovic. Palla sul fondo lungo Scala per Madrid, legge bene Gallo che prova a sventagliare per Coppola, qui stava combinando un pasticcio Escalante, rimedia in extremis. Tocco è per Madrid, tamponato fallosamente da Esposito, ma c'è ancora vantaggio, quindi Gomez, occhio al destro, palla dentro per Riviera che prova il contromovimento verso la linea di fallo laterale, quindi ora Capitan Coppola nello spazio per Uccello, Uccello porta sguarnita, Uccello, la palla esce di nulla, fondo. Occhio a Walter Gallo, prova a rientrare, quindi ora Uccello, Alvarado bene, ancora Uccello, dentro per Gallo, palla lunga, fondo. Alvarado lancia a lungo, c'è solo Esposito, quindi ora Madrid, palla a terra, tocco poi per Gomez, legge molto bene Gallo, poi va via in ruleta Savinovic in fallo laterale. Fuori Gallo e Sannino per De Simone e Cocchi Lanza, quindi ora
Gomez, qui Como recupera la palla, ancora Como, il tocco è per Uccello, l'airone Uccello, azione confezionata da Ciccio Como, lui non sbaglia mai, è 3-1, avanti Svezia. Ramirez, Adonai sbaglia il controllo qui, ma c'è il fallo su Como. Cocchi lanza il tocco di prima per Ciccio Como, bomba alta. Qui Luis prova ad andare via, copre bene De Simone, poi scala, lascia proprio a Bruno De Simone. Prova il dribbling, sbaglia però, occhio a Madrid, dentro la palla è per Luis, fondo. Cocchi lanza, tocco per Esposito come al solito, gran possesso palla della Svezia, poi qui Coppola senza fallo, Alvarado, ancora Coppola, il tocco è per Como che tocca male, fallo laterale. Alvarado, tunnel a Coppola, ancora Alvarado ma De Simone alla meglio, quindi Gigi Coppola, palla dentro a cercare Como, troppo lungo il pallone, fuori misura, palla sul fondo. Escalante, ancora De Simone in anticipo, Madrid, quindi ora Cocchi lanza di testa De Simone, Gigi Coppola, palla dentro per Uccello, il tocco è per Como, Adonai con Gomez, non riesco a mettere fuori, poi Cocchi lanza, prova col destro, calcio d'angolo. Coppola prova il corner, quindi ora De Simone, occhio al contropiede, posso ripartire ragazzi del Lussemburgo, sbaglia qui Luis, poi pulisce la prima metà campo Esposito, palla in fallo laterale. Gomez, anzi non era Gomez, era Ramirez, qui Coppola su Alvarado, ancora Coppola, Coppola, Escalante chiude le gambe, riparte ora Ramirez, palla a Ruano, dall'altra parte per Radonai, subisce contrasto di gioco con Como, ne fa le spese, gioco fermo. Ruano, Cocchi Lanza, ancora Lanza, palla dentro per Coppola. Messa laterale per la Svezia con Como. Per Cocchi Lanza. Larga da questa parte per De Simone che ha tanto campo, lo prende tutto, chiude. Prima Luis, poi Ruano. Palla, quindi parla per Lussemburgo, ma si è di nuovo buggato il nostro telefono. Uccello qui, Gallo molto bene, dribbling secco, Gomez pasticcia, palla dietro ad Escalante. Poi qui De Simone combatte con Elcino. Prova Gallo in porta, salva Ramirez. Ora palla in fallo laterale. De Simone gioca lui, Adonai di testa, quindi ora Lanza non bene, Luis palla dentro a cercare Ruano. Como per Gallo che subisce fallo da Adonai che chiede subito scusa, occhio a questa punizione, forse un po' troppo vicino alla porta di Escalante considerando i tiratori della Svezia. C'è Ciccio Como con convinzione sul pallone. C'è Como. Occhio alle coppie in area. C'è Gallo. C'è Uccello, non Gallo. In area con Gallo che è appena entrato. Parte Como, bomba sulla barriera. Fallo laterale per la Svezia. De Simone. Cercare Ciccio Como di testa per Uccello che rientra sul sinistro. Uccello. Fallo laterale per la Svezia. Como. Cercare Gallo dall'altra parte che si coordina bene. Tira alto però. Palla sul fondo. Escalante. Tocca male. Poi Uccello prova a pennellare per Gallo. Esce Adonai. Quindi Elcino. Prova a cambiare dall'altra parte per Adonai. De Simone. Guadagna anche una rimessa dal fondo. Bella battaglia sulla destra.
tra Adonai Garcia e Bruno De Simone. Qui fallo forse su Savino, anzi no, Garcia chiude, Sannino poi, Luis con la punta, spara fuori. Finisce il primo tempo, Svezia che conduce 3-1 ai danni del Lussemburgo. Sta per riprendere il secondo tempo, anzi no. Aspetta il fischio del signore di gara, comincia ora il secondo tempo tra Lussemburgo e Svezia, con la Svezia che conduce per 3-0. Lancio lungo, Sannino copre il pallone con il corpo, palla dentro per Cocchi Lanza, Uccello col tacco, bene per Sannino, c'è Como alle sue spalle, ignorato, si va dall'altra parte da Gallo che perde il primo contrasto con Ruano, quindi Lanza, fase confusa dell'azione, tocca di testa Savinovic, palla in fallo laterale per il Lussemburgo con Alvarado che prova teso in mezzo. Ancora Alvarado, occhio al sinistro, rasoiata sul fondo. Gomez, palla a Madrid, colpetto in faccia. Quindi punizione dal limite per il Lussemburgo con Adonai Garcia sul punto di battuta. Adonai. Quindi riprende il gioco con il pressing del Lussemburgo, ma si è ribaggato il telefono, assurdo. Como, zona tiro, palla, Walter Gallo, recupera la difesa del Lussemburgo. Ruano sbaglia l'appoggio, poi Gallo sbaglia lo stop, tanti sbagli, Gomez e Alvarado mettono la palla in banca, dandola ad Adonai, poi qui Escalante complica un po' le cose, quindi Gomez prende palla, Adonai. Ramirez nello spazio a cercare Elcino, sbaglia l'appoggio, quindi Como, Uccello legge bene qui Ramirez, c'è cambio, esce Como e Savino, rientra Capitan Coppola con Davide Esposito. Aspetta il fischio dell'arbitro per riprendere il gioco. Fischio che... ah, non arriva perché c'era Uccello, si lanciava gli scarpini, quindi proprio Uccello a ricevere, difende bene, molto bene Ruano. Bene Ruano qui, alla grande Gomez su Sannino che si è fatto male Gomez, occhio. Non si fermano loro, quindi Gallo. Poi Ruano. Adonai, palla dentro per Elcino che prova un tacco improbabile, De Simone, palla fuori. Quindi fuori Gomez per super contrasto con Sannino, ha fatto proprio lui le spese. Eccolo ora Sannino, palla per Cocchi Lanza, epicentro del gioco della Svezia. Ancora Lanza, il tocco di prima, ma c'è fallo di mano di Ruano. Quindi Lanza vicino, prende tempo, giocherà il pallone a Esposito. Esposito morbido, palla toccata da Escalante, calcio d'angolo. Coppola tocca Alvarado, ma va dalle parti di Sannino nel suo avversario, quindi Sannino non bene qui, occhio a Luis, prova a puntare De Simone, Luis trattenuto, ammonizione in arrivo per Bruno De Simone, fallo tattico. Prova col destro Ramirez, che non era male la traiettoria, palla che batte sulla testa di uno di due in barriera, Sannino di testa, Alvarado ancora di testa, colpetto Lanza, il tocco è per Coppola, palla dentro e poi di testa l'airone, Uccello non perdona mai, poker della Svezia, doppietta personale per il 9, 4-1. Prova Ruano a fare tutto da solo, palla per Luis, 1-2 che non si conclude, c'è fallo di Sannino su Luis. Sannino subito a chiedere scusa, punizione dalla tre quarti, posizione non male, forse per Madrid Ruano.
Madrid sul punto di battuta, parte lui malissimo, adesso sul fondo Esposito, lancio lungo a cercare Ciccio Como, grande stop di Como, con il tacco va via Adelcino che commette fallo. Punizione da tre quarti per la Svezia, che ha allentato forse un po' il ritmo, ma ha rischiato praticamente niente in questo secondo tempo. C'è Cocchi Lanza sul punto di battuta, che ha fatto un gol da calcio da fermo, prova ancora col sinistro sul fondo. Alvarado, lancio lungo, Sannino di testa, Gallo appoggia per Cocchi Lanza, già zona tiro, ci pensa quindi Sannino, molto bene Luis, occhio al break centrale, isolato Luis, copre il campo Savinovic, copre anche la palla, subisce anche fallo, ma si è fatto male Luis. Esposito, lancia per Gigi Coppola, stop perfetto, occhio al capitano, palla dentro per Gallo, mamma che invenzione di Coppola, chiude Gallo, 5-1, pokerissimo della Svezia, si fa trovare nel momento giusto, al posto giusto, Walter Gallo, prima marcatura in questo campionato per lui, 5-1. Riprende quindi il match dopo il 5-1, Elcino, c'è fallo di Sannino. Va bene, dai. Cercava il tocco Elcino, l'ha ottenuto, quindi punizione per il Lussemburgo con Alvarado che cambia gioco dalle parti di Adonai Garcia, Fab Scala, prima palla del secondo tempo, efficace, palla sul fondo. Adonai dal corner. Prova teso a cercare Alvarado che si propone con buona scelta di tempo, ma la palla sfila sul fondo, quindi Fab Scala sulla corsa di Gallo, Ramirez di testa, Adonai a gestire il possesso, dentro per Luis, buono il movimento, ancora Luis, si appoggia ad Adonai che non trova il pallone, fallo laterale. Gallo, gran finta qui, poi palla per Como che vuole il fondo, forse un po' lunga, Ramirez scopre, fondo. Adonai, tocco forse un po' troppo morbido, anche per il possesso, arriva la Svezia, ci mette una pezza Ramirez, tanto ricordiamolo che Lussemburgo è da 5-6 minuti in inferiorità numerica per l'infortunio di Gomez, non avendo cambi, giocare in 7 contro 8, occhio qui Elcino che ruba palla, partono in 3, partito anche Ruano, palla dentro per Elcino che entra in aria, Elcino col tacco, recupera Savinovic che la fase difensiva la fa ed anche bene, quindi fallo laterale per il Lussemburgo. Adonai, palla a cercare Ruiz, Esposito spadroneggia, poi qui Ruano irriconoscibile, butta fuori Savino per Lanza, scavetto a cercare Gallo, cade Elcino, quindi occhio, partono in 4, 4 contro 2, Lanza dentro per Sannino, Sannino in controbalzo, occhio qui alla palla vagante, si avventa Capitan Coppola, il tacco è per Cocchi Lanza, ancora Cocchi Lanza, 6-1, spacca la porta, pallone poi entra dentro, doppietta per il numero 8, della Svezia, solo assist per Coppola, fuori Gallo e dentro Sannino, no, fuori Sannino e Gallo, dentro Uccello e De Simone, ultimo cambio, quindi mancano 6-7 minuti al termine del match con un 6-1 roboante per la Svezia. Ruano tocca male, poi qui Savino non rischia, palla in fallo laterale. Qui Ruano, bene qui Coppola anche in fase difensiva, c'è Adonai Garcia sul pallone. Elcino prova, stop di ginocchio a destro con l'esterno. Scala sembrava essere sulla traiettoria, non male la conclusione del forse giocatore più rapido la formazione casacca bianca, Elcino, il tocco con Ruano,
Cambio di gioco, è per Alvarado. Ancora Alvarado, alza la testa, vorrebbe lanciare, lascia però a Ramirez. Quindi di testa Savinovic, quindi Elcino ancora. Cambio di gioco, a cercare Adonai, Luis, serve Adonai, palla dentro! Legge bene Esposito, rischia l'autogol, ma molto efficace, palla in calcio d'angolo. Col tacco qui, Como, provato a disturbare l'offensiva del Lussemburgo dal corner. La palla è in cassaforte, in braccia a scala, quindi Esposito lancia lungo per l'airone. Ancora Occello, prova un numero col tacco, non cade. Poi Ramirez, ancora Occello, palla sempre della Svezia. Si appoggia ora a Capitan Coppola. Sale ora De Simone. Coppola sbaglia qui, forse fallo. C'è vantaggio? Oh, c'è fallo di Coppola, si è fatto male Adonai. C'è Madrid sul pallone. Faticato, abbiamo visto il fantasista del Lussemburgo. Quindi ora Ramirez. Prova ad andare lungo, dalle parti di Adonai. Ancora Adonai, palla dentro, a cercare Luis, che tiene ancora palla. Ancora Luis, vuole fare fuori tutti, quindi Alvarado, si prende un po' di tempo per impostare. Palla a Ruano, ancora Madrid, legge bene Como, quindi Elcino. Ancora Elcino, palla di ritorno, quindi Coppola, poi Alvarado blocca. Madrid. Poi qui Alvarado, il tocco di Uccello, palla dentro per Coppola, occhio a Gigi. Quindi ora De Simone, Uccello prova a cambiare tutto, ma c'è il rientro di Madrid. Quindi Ramirez con la punta, sbaglia la misura del passaggio. È fondo? No. Palla è buona per Fab Scala, quindi ora De Simone, il tocco è per Coppola. Il lancio è lungo, bene qui per Como, occhio al suo destro, fintato, legge molto bene la finta Madrid. Poi posta per Adonai che rientra verso il centro del campo, prova a servire Alvarado, Alvarado dentro per Adonai, la palla non è male, fondo. Como, palla lunga per Coppola, Ramirez ci mette una pezza. Ramirez spara lungo, ci mette il piedone, prima Esposito poi Savino, palla a Scala che tocca appunto a Savinovic, quindi ora Ciccio Como, già zona tiro per lui, arma il destro, bomba sul Ruano, Savino con le mani a cercare Como, legge Ruano l'1-2, quindi possesso per il Lussemburgo, ma c'è Esposito, palla a Coppola, quindi Como. Ancora Coppola, Coppola ha battuto, calcio di rigore. Coppola va lui, palo gol! Ha segnato Gigi Coppola, il capitano, 6-1. Mette in banca i tre punti. Quindi 6-1 a valanga la Svezia. Non ci aspettavamo sicuramente un risultato così netto. Quindi ora Madrid. Il cambio di gioco dalla parte di Alvarado. Ancora Alvarado, senza fallo qui Coppola. Ancora Alvarado accompagnato all'uscita, tocca Coppola, fallo laterale per il Lussemburgo. Elcino a cercare Ruiz, braccia sulla schiena, Esposito. Fallo. Elcino Rodriguez. Prova in porta, Fab Scala lo attende lì. Poi serve Ciccio Como tutto solo da quella parte, accorcia solo Radonai, ma Como prende tutto il campo disponibile, quindi Coppola, Escalante qui in uscita bassa, palla in calcio d'angolo. Coppola, va lui dal corner, di prima per Como, cioè per Lanza, non era di prima, ma era rasoterra, avrei voluto dire rasoterra, ma la palla comunque finisce sul fondo con il Lussemburgo che prova ad affondare per... rendere meno negativo il passivo. Quindi ancora Madrid, palla dentro con lo scambio tra Adonai e Luis. Gran gol di Adonai che chiude sul primo palo. 6-2.
forse non la riaprono. È vero che finisce con il gol di Adonai, il match tra Svezia e Lussemburgo vince e passa la squadra di Gigi Coppola con un risultato pesante, 4 gol di scarto ai danni del Lussemburgo. Vai. Siamo qui al termine del match tra Lussemburgo e Svezia con Cocchi Lanza, dura di una partita autorevole, le chiavi del centrocampo della Svezia ce l'ha in mano lui, 6-1, risultato 6-2, scusatemi, risultato roboante. Corrado, che partita è stata? Sin da subito, anzi no, i primi 5 minuti di blackout, poi subito avete messo le cose in chiaro, qual è stata la chiave per riprendere? È stata una partita tosta, lo sapevamo, loro ci prendevano alti, non ci facevano giocare, non abbiamo potuto esprimere il nostro gioco, palla a terra purtroppo, quindi è stata difficile all'inizio, poi abbiamo preso le reti del gioco. Che gioco dobbiamo aspettarci a questa Svezia? Eravate al 100% oggi? No, bisogna recuperare un po' di forma fisica assolutamente, perché siamo un po' a terra, come giusto che sia, dopo tanto tempo di stufo, però man mano ingraniamo. In ogni caso la scorsa edizione l'avete lasciata con l'intenzione di lasciare il segno, mentre questa stessa intenzioni, passo dopo passo, arriviamo partita dopo partita sempre con le giuste intenzioni, la giusta carica, e cerchiamo di arrivare il più lontano possibile sicuramente. Quindi non resta che fare i complimenti a Corrado Lanza, la sua Svezia, e in bocca al lupo appunto a Svezia e Lussemburgo.